A vederlo così, davanti alla squadra della Cinar che nutre per lui una specie di venerazione, Ercole Baldini, ex campione del mondo, ex primatista, ex idolo delle folle, sembra ancora l'uomo dei giorni migliori. Ma se lo avvicini, quale differenza? Possibile che un campione sia così mogio come un cane bastonato? Perché questa faccia da funerale, Baldini? Purtroppo è il mio carattere, io non ho un sorriso come tanti hanno sempre sulle labbra. Io anche quando vorrei essere contento, ho sempre uno sguardo un po' serio. Oggi è diventato molto duro per me, perché la gente si aspetta ancora molto, vorrebbe che vincessi e io purtroppo non riesco più a vincere come tutti pretenderebbero. E poi si è insultati, si vedono per la strada dei cartelli che offendono anche, quindi... Quindi quel torna a mungere le tue vacche che si legge sui cartelli è stata, come dire, un'offesa atroce, no? No, non mi sono fatto offeso, perché prima di tutto ci sono dei cartelli ancora più offensivi e poi il fatto di mungere le mucche non è una cosa... È una cosa che ho fatto ancora quando ero ragazzo, perché provengo da una famiglia di contadini, quindi potrei anche tornarci volentieri. Gli altri ridono. E il tempo passa, Baldini. E le mucche sono sempre lì in agguato, ad ogni angolo di strada. Che vogliamo decidere, Ercolino? Le mucche o il ciclismo?